Allagamenti al San Luca, indagata un'infermiera, sarebbe stata una dipendente dell'ospedale la responsabile dei sabotaggi avvenuti tra maggio e giugno. Giova Bis, è qui la festa, 40.000 persone al Muraglione per la seconda esibizione a Viareggio di Jovanotti. I cugini alla Sagra, grande folla per il concerto dei cugini di campagna alla Sagra di Antraccoli. Calcio Serie D si parte, domani la prima giornata del campionato dilettanti, la Lucchese affronta il Chieri sul campo di Forte dei Marmi, il Diviborgo in trasferta contro la Lavagnese. Ciclismo, ecco il Giro della Toscana, presentata a Pescia la gara a tappe di ciclismo femminile, un cronoprologo e due tappe. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo degli episodi di allagamento in alcuni piani dell'ospedale San Luca di Lucca, sono avvenuti la scorsa primavera, vi ricorderete, le indagini della Procura avrebbero portato a individuare la responsabile, che sarebbe un'infermiera dell'ospedale. Vediamo. La Procura di Lucca ha posto sotto inchiesta un'infermiera dell'ospedale San Luca. Sarebbe la responsabile degli episodi di allagamento verificatisi tra maggio e giugno nella struttura sanitaria. La donna sarebbe stata individuata dalla polizia grazie alle telecamere interne della ASL. Ascoltata dal sostituto procuratore Paola Rizzo, l'infermiera non avrebbe fornito una spiegazione chiara sul motivo dei sabotaggi. Pare però che fosse stata oggetto in passato di alcuni procedimenti disciplinari e che quindi nutrisse del risentimento nei confronti della ASL. Comunque adesso l'indagine è chiusa e la procura dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. Gli episodi dei quali viene ritenuta responsabile l'infermiera, come detto, si sono verificati la scorsa primavera. Per 4 volte vennero tolti i sifoni dai lavandini dei bagni dell'ospedale e vennero aperti i rubinetti con l'intento di allagare la struttura. In un caso la ASL fu costretta a chiudere i corridoi di passaggio dell'ospedale. Adesso ci spostiamo a Viareggio, è il giorno e la serata del secondo concerto di Jovanotti in Darsena, attese 40.000 persone per assistere all'esibizione del cantante. Ti porto via con me in questa notte fantastica. Molto più di un concerto, il Giova Bis regala emozioni come fosse la prima volta. Viareggio si è svegliata presto per accogliere il popolo di Lorenzo Cherubini nel giorno del grande evento al Muraglione. I 40.000 fan si sono accampati in ogni angolo libero attorno all'area concerto in attesa dell'apertura dei cancelli alle 14, sfidando un inaspettato caldo torrido. Alcuni si sono messi in coda a partire dalla notte, persino chi aveva già partecipato alla prima tappa via Regina. Io ho 20 anni che seguo Lorenzo, quindi ne ho visti tanti, ho perso il conto. Per noi è la seconda volta, eravamo anche... Sì. E com'era l'altra volta? Uno spettacolo, ma io sono di parte perché adoro Jovanotti, quindi non sono, però è bellissimo, organizzazione tutto perfetto. Anche meglio perché sono più vicino questa volta. Conto di tornare sotto il palco anche questa volta. Speriamo, dai. Questo è il mio quarto Giova Bis. Da dove vieni? Da Messina. Benissimo, in aereo sono arrivata però. E anche questa volta sembra essere filato tutto liscio e senza intoppi sotto il profilo della viabilità e della macchina organizzativa che ruota attorno all'evento. Non c'è tanto traffico, anche perché verranno tutti tardi. O sono già qui o arriveranno un po' più tardi, quindi abbiamo azzeccato l'ora. Da Santa Maria a Monte, provincia di Pisa. La grande, sono partita alle 9, zero traffico e siamo qua. È una ragazza magica! E lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Turu tu turu. Ci spostiamo adesso a Marina di Pietrasanta, dove prosegue la festa del Fatto Quotidiano. Vediamo. Si fa sempre più intenso il dibattito sull'attualità in Versiliana in occasione della festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano. Un pubblico commosso venerdì pomeriggio ha accolto Ilaria Cucchi con il suo avvocato Fabio Anselmo, intervenuti al caffè per raccontare in prima persona la misteriosa vicenda che ormai un decennio fa sconvolse il paese e non smette di farlo. Non so ancora perché è morto mio fratello, resta un mistero, ma so che ci sono voluti 10 anni per arrivare a sapere
sapere come è morto. Così è intervenuta sul palco per raccontare il lato umano di una storia che sotto il profilo della cronaca appare molto più fredda. Una sorta di diario della memoria dal quale sono emerse anche emozioni intime e personali. Dobbiamo imbarcarci in quelle che diventano delle vere e proprie battaglie, nelle aule di giustizia, quando si è così fortunati da arrivarci in quelle aule di giustizia, ma prima ancora fuori da quelle aule, tra la gente, nell'immaginario collettivo di una società che troppo spesso è pronta a puntare il dito, a dire beh, ma in fondo se l'è cercato. Di nuovo spazio alla politica sabato con l'incontro La fatica di cambiare, che ha visto protagoniste le due sindache del Movimento 5 Stelle di Roma e Torino, Virginia Raggi e Chiara Appendino, intervistate da Andrea Scanzi e Paola Zanca, entrambe favorevoli al nuovo accordo di governo. Io sono favorevole all'accordo e spero che si formi un governo col presidente Conte, che ritengo persona straordinaria, che ritengo persona di garanzia. E credo che quello che sta succedendo è che una forza politica che diventa di governo decide di mettere, come dire, in secondo piano l'accontentare forse la propria base elettorale nell'interesse del paese. Dichiarazioni dello stesso tenore da parte di Virginia Raggi. Ora che le due forze hanno espresso le loro legittime esigenze, ha detto, è fondamentale che rimettano la palla al presidente Conte, che deve trovare un punto di sintesi. Il nostro primo interlocutore un anno fa era stato il PD, quindi noi non stiamo facendo altro, nel momento in cui è caduta la maggioranza che avevamo con la Lega, che riproporre un accordo di governo, quindi punti programmatici, con l'altra forza politica. Perché? Perché gli elettori, tutti i cittadini che ci hanno votato e comunque ora tutti gli italiani si aspettano che noi riusciamo a portare a casa dei risultati. In parte lo abbiamo già fatto. E adesso ci spostiamo a Lucca per un altro evento musicale che ha colto un inaspettato successo, il concerto dei Cugini di Campagna alla Sagra di Antraccoli. È diventato a sorpresa, ma neanche troppo, uno degli eventi più partecipati dell'estate lucchese. Parliamo del concerto dei Cugini di Campagna alla Sagra del Pioppino e della Polenta, che venerdì sera ha attirato una grande folla ad Antraccoli, provocando qualche inevitabile problema di viabilità e di parcheggio. La band dei gemelli Michetti ha proposto i maggiori successi di una carriera che prosegue da quasi 50 anni, brani che hanno caratterizzato la musica pop italiana soprattutto negli anni 70 e all'inizio degli anni 80. Connubio tra sagra paesana e musica anni 70 si è dimostrato ancora una volta vincente e la band ha concluso la propria esibizione con il bis di Anima Mia, il brano che la fece conoscere al grande pubblico italiano nel lontano 1973. Adesso cambiamo argomento, lasciamo la musica, ci spostiamo in Garfagnana, per la precisione andiamo a Castelnuovo per la festa e la gara del formaggio. Dopo aver trascorso i mesi estivi in alpeggio, in alta montagna, i pastori riaccompagnavano le greggi o le mandrie alle loro residenze. Portavano con loro anche tanto formaggio prodotto durante la transumanza e quindi avevano l'esigenza di scambiarlo con i prodotti di prima necessità o altro. L'attraversamento di Castelnuovo rappresentava una buona opportunità di scambio ed è così che nasce alcuni secoli fa a Castelnuovo Garfagnana la tradizionale fiera del formaggio. Oggi le cose sono molto cambiate e sono davvero pochi i pastori che producono formaggio, ma quei pochi ogni anno partecipano a questa iniziativa che si svolge in genere il 1° settembre e che quest'anno è stata anticipata al 31 agosto.
La Fiera del Formaggio è un momento importante, storico, di tradizione, ma oggi la viviamo anche come una scommessa per il futuro, per tanti giovani che si stanno avvicinando all'agricoltura, anche in maniera nuova, in maniera moderna. Stiamo riscoprendo i prodotti, la qualità dei prodotti del nostro territorio, e anche l'allevamento, quello delle pecore, quello bovino, è un punto di riferimento importante. Sul territorio ci sono molti giovani che si stanno riavvicinando a questa attività. Noi dobbiamo creare gli strumenti, gli incentivi economici perché questa sfida sia vinta. Tra le novità in mostra, questo caprino arricchito e profumato da alcune essenze floreali. Un formaggio fresco fatto con latte di capra e con aggiunta di fiori di borragine, di garofano, di geranio d'oroso e erba cipollina. Ogni anno, abbinata alla manifestazione, c'è la gara del formaggio e quest'anno sono stati 34 i formaggi in competizione. Il miglior caprino è risultato essere quello di Franca Maria Tognieri di Gromignana. Miglior misto Bruno Bertoncini di Sillico, miglior vaccino Monica Ferrucci e il miglior pecorino è andato a Stefano Rocchiccioli di Bagni di Lucca. Come avviene già da alcuni anni, a giudicare queste eccellenze del territorio è stata la giuria dell'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, che ogni anno rileva miglioramenti qualitativi ed estetici. Vedo che ogni anno c'è una piccola crescita, è un, diciamo, a salire, scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Sicuramente si va a correggere piano piano dei piccoli difetti che i primi anni che venivo trovavo in questi formaggi. Domani sera, domenica 1 settembre alle ore 21 su Noi TV, va in onda una nuova puntata di Viver Lucense condotta da Giulio Del Fiorentino. Entreremo con le nostre telecamere nelle stanze dei terzieri lucchesi di San Paolino, che comprende alcune contrade della città murata, e saranno proprio loro, i componenti delle contrade, a portarci per mano nel viaggio alla conoscenza delle loro attività, che abbracciano la storia della città ma anche la vocazione agonistica, visto l'alto livello dei tiratori con la balestra da banco, in grado di colpire una moneta da 2 euro a 36 metri di distanza. Ecco, vedete queste belle immagini. Vi ricordo l'appuntamento con Viver Lucense domani sera su Noi TV alle ore 21. Altro appuntamento per domani, domenica 1 settembre alle 16:30 a Sillico, per l'inaugurazione di una mostra fotografica a Palazzo Carli. In realtà si tratta di 4 piccole mostre fotografiche, i titoli sono Processioni della tradizione in Lucca, la processione dei crocioni a Castiglione Garfagnana, Lucca insolita e personaggi in facciata della chiesa di San Michele di Lucca. 4 lavori fotografici realizzati dai soci del Labirinto dell'Immagine. E adesso, come ogni sabato, l'appuntamento con l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti. Buonasera a tutti. In questi giorni si stanno commemorando in tante località della nostra provincia e in genere dell'Italia centrale episodi relativi a 75 anni fa, quando è passato il fronte, quando a ridosso della linea gotica si sono consumate stragi e martiri. Abbiamo ricordato da poco Don Aldo Mei, Presidente della Repubblica, domenica scorsa era a Fivizzano per ricordare la strage. E in genere in tanti posti in questi giorni si commemorano episodi luttuosi relativi a quei giorni. Oggi però voglio ricordarvi invece un episodio che è finito bene, legato al paese di Vetriano. Alcuni giovani rastrellati e inviati in Germania, concentrati prima di partire nella scuola di Borgo Amozzano, prendono un crocifisso, lo smontano e se lo portano dietro. Torneranno tutti dalla prigionia e decideranno di costruire una piccola chiesa in cui conservare questo crocifisso che li ha accompagnati nei duri mesi del loro internamento in Germania. Ecco, ricordiamo questo episodio a lieto fine non solo perché il crocifisso è stato per loro un ricordo, una protezione, ma anche perché sicuramente li ha aiutati a vivere
nell'aiuto reciproco, nella solidarietà, nella fraternità, i tempi difficili della prigionia. E questo segno di carità fraterna, di amore senza confini, sicuramente li ha sostenuti e li ha incoraggiati a non abbandonarsi nei momenti difficili. Ecco, mi pare che sia davvero un messaggio bello di speranza questo, anche ricordando i tempi duri della guerra. Non dobbiamo dimenticare i gesti di amore, di carità, di solidarietà, di aiuto fraterno che proprio in quelle circostanze i nostri connazionali hanno saputo tirar fuori dal loro cuore. Ecco, ricordiamo questo perché quei giorni ci insegnino davvero a non dimenticarci che solo aiutandoci, solo sostenendoci insieme, solo volendosi bene, si risolvono i problemi, si superano le difficoltà. Buona domenica a tutti. E chiudiamo qui quindi questa prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e dopo torniamo con lo sport.